Siamo in diretta dal campo di tiro di Montalcino, dove tra poco, tra pochi minuti, comincerà il tanto atteso torneo di tiro con l'arco di Montalcino tra i quattro quartieri storici, Borghetto, Pianello, Ruga e Travaglio. Il corteo storico sta per terminare, sta per arrivare dentro al campo di tiro, al Soccorso Saloni, lo stadio che oggi si trasforma appunto in campo di tiro. Siamo qui ancora con voi per l'ottavo anno per commentare in diretta questa emozionante gara di tiro con l'arco. È la 62esima Sagra del Tordo, siamo all'epilogo di questi due giorni, anzi tre, perché è cominciata venerdì sera con la presentazione dell'opera, poi ieri il sorteggio degli arcieri che scenderanno tra poco in campo e la provaccia che ha dato le prime indicazioni, poi faremo anche un riepilogo e oggi la gara tanto attesa tra pochi istanti. Eccoli qui, il corteo storico che sta per entrare dal varco nel campo di tiro. Intanto ringrazio il Consorzio del Brunello per il contributo economico, perché ci ha aiutato ad allestire questa diretta anche con le solite sei telecamere, quattro che inquadrano i cinghiali, le sagome che gli arcieri dovranno centrare con le loro frecce, e poi anche la telecamera che guarda la nostra postazione, questa qui, e poi la telecamera che invece inquadra il campo. E grazie ovviamente anche in regia ad Alessandro Maestrini, alla telecamera Michele Topini, grazie ovviamente ai miei ospiti, ormai sono storici. Bruno Bonucci, ciao Bruno. Buonasera, tutto bene? Sì. Tutto bene, grazie. Buona serata anche a Claudio Sassetti. Buonasera, buonasera a tutti. E a Luca Stefanucci. Buonasera a tutti. Luca terrà d'occhio i commenti, i vostri commenti, le vostre curiosità, potete scrivere sotto la diretta Facebook alla pagina qualunque cosa vi va di chiedere, semplicemente anche domande al nostro esperto Claudio. Intanto il corteo sta arrivando, sentite i tamburi, tra poco anche le chiarine. E allora andiamo per ordine, io parto come sempre da Bruno. Venerdì sera c'è stata la presentazione dell'opera, ormai sono più di 10 anni che, oltre alla freccia d'argento, il quartiere vincitore della Sagra del Tordo ottiene anche un'opera d'arte, e ad ottobre per la Sagra del Tordo l'artista, qualunque esso sia, deve proporre la Madonna col Bambino, tratta dal quadro del maestro Di Panzano. L'opera quest'anno è stata realizzata da Anna Maria Lopresti, che è una montalcinese d'adozione, perché ormai sono 51 anni che vive a Montalcino, e ha realizzato quest'opera che possiamo poi anche andare a vedere. E intanto ti chiedo un commento. Ma dunque, la tradizione ormai si è confermata, e quindi tutti gli anni c'è questa opera che ha come soggetto la Madonna. E quest'anno la signora Lopresti, mi sono appuntato alcuni dati, perché la signora Lopresti è ben nota così a Montalcino, è autrice di questa opera, e lei è stata preceduta recentemente da una sua personale che ha tenuto nel Palazzo Comunale, e era una personale al femminile, il soggetto prediletto dall'autrice. L'altro ieri molti montalcinesi che erano presenti alla presentazione dell'opera, e questi presenti avranno avuto l'opportunità di sentire Sta arrivando, a parte l'applauso agli arcieri, sta arrivando proprio l'opera dietro agli arcieri, la possiamo vedere. Dicevo che l'altra sera in piazza i presenti si ascoltarono le considerazioni del dipinto fatte dalla dottoressa San Filippo, da Maddalena. Sì, questo è l'applauso di rito ormai, i quartieranti salutano i propri arcieri. Sì, chiudo questo discorso dicendo che, per quanto mi riguarda, io mi limito a sottolineare
che l'autrice ha voluto esprimere, e con successo dobbiamo dire il suo omaggio rivolto alla Vergine del Soccorso, che da secoli raccoglie la devozione della nostra città. E certamente le considerazioni che fece Maddalena veramente avevano un taglio, è una dotta in proposito, quindi sarebbe stato bene che le avessimo ascoltate. Allora, il corteo sta andando avanti, sono passati prima i figuranti del comune, poi i quattro quartieri con davanti il capitano degli arcieri e i due arcieri che scenderanno in campo, li possiamo anche nominare. Per il pianello tireranno Alessandro Pallari e Luca Cosimi, non estratto Silvano Tarducci, perché lo ricordiamo, sono tre gli arcieri selezionati dal quartiere che vanno in busta, ma poi durante il sorteggio solamente due vengono estratti, quindi la fortuna lì è un primo momento in cui incide fortemente, quindi Silvano Tarducci non estratto, il capitano è Massimo Bovini. Per il borghetto tireranno Emilio Parri e Giulio Cesare Montalto, non estratto Alessandro Tognazzi, il capitano è Matteo Perfetti. La ruga ci saranno Cesare Matteucci e Giuseppe Montalto, non estratto Massimiliano Casali, il capitano è Andrea Pignattai. Per il travaglio infine tireranno Giacomo Paccagnini e Amedeo Cencioni, non estratto Dario Marini, il capitano sarà il confermato Andrea Ricci, sì esatto. E questi quindi gli arcieri che scenderanno in campo. A proposito del torneo, del corteo, Bruno, è un corteo che subirà delle variazioni, perché il prossimo anno ci sarà il rinnovo dei costumi e probabilmente anche il rinnovo di alcune regole, diciamo, del regolamento. Sì, ma io ho sentito fare alcune considerazioni, ma non tanto sulle regole del torneo, perché io non mi ci misuro questo problema, ma semmai per quanto riguarda la struttura del corteo. E io ho qualche perplessità che lavorando e rilavorando, se non si ha un punto di fondativo su che cosa, qual è l'obiettivo, non si approda a poco. Qui si tratta di alcuni equivoci fondamentali, come per esempio la scelta dei quarti, e sento dire che si vogliono riportare sul corteo tutte le magistrature del comune, ma questo è un problema che trova proprio lì la sua configurazione, nel fatto che Montalcino era divisa in terzi e tutte le magistrature erano divise per tre, e quindi che facciamo? Qui abbiamo poi non ci devono essere le donne, ci devono essere. È necessario anche qui far chiarezza. C'è il castellano, l'affittuario della fortezza, che aveva la moglie, che era rappresentava Siena a Montalcino dal punto di vista militare. Poi c'era il podestà, che era sempre un senese, sto riferendomi a 300, 400, 500, e questo era un senese e aveva con sé un giudice del tribunale, e sia il podestà che il giudice avevano delle donne che erano rispettatissime. E beh, poi si deve considerare il rettore dell'ospedale. Era obbligatorio per un rettore assumere il governo del Santa Maria della Croce con la moglie. Non poteva un maschio avere in mano l'ospedale, assolutamente. Cioè, lo aveva, governava, però ci voleva sempre la presenza, era necessaria la presenza della donna. Altrettanto per la Misericordia, l'altro ospedale importante. Ecco, figure, personalità, queste certamente da inserire nel corteo, togliendo molto e inserendo il podestà. I priori sono sei, due per tre al solito, no, due per,
per terzo piccoli quartieri, come la facciamo? No, è un problema grosso, per cui io direi di quieta non muovere, o perlomeno andarci con i piedi di piombo a fare cambiamenti grossi. Vabbè. Allora, torniamo in diretta intanto, e mentre aspettiamo che insomma tutti i membri del corteo prendano posizione, intanto chiedo a Luca se è arrivato qualche messaggio su Facebook. Sì, sono già arrivati i primi messaggi, proprio appena iniziata la diretta. C'è Simona che dice forza Borghetto, Chiara Piaciotti risponde con forza Pianello, poi c'è Fatma Martini, forza Travaglio, Martina Macistà, forza Travaglio, vai Amedeo, riferito a Amedeo Cencioni, lancia il Travaglio. Continuate a scriverci, noi siamo qua e faremo leggere al pubblico i vostri messaggi. Claudio, coinvolgo anche te, abbiamo nominato le coppie degli arcieri, prima farei un riepilogo della provaccia di ieri. Allora, la provaccia è stata vinta dalla Ruga con 95 punti, e poi al segue il Travaglio con 82, il Pianello 80 punti e il Borghetto a 77. Dobbiamo dire che Ruga a parte sono stati punteggi veramente, veramente bassi. Sì, sono stati punteggi bassi. Io purtroppo per motivi di impegni personali non sono potuto venire a vedere la provaccia e non l'ho vista nemmeno registrata. Comunque dal punteggio non mi sembra che sia stata una gara molto eccezionale. Sono stati tanti, tanti errori dall'ultima distanza, era molto lunga, 44 metri. Magari, non lo so, la Ruga potrà anche agire su questa, cioè considerando questo fatto, gli altri sono andati male da una lunga. Ma a guardare i punteggi hanno sbagliato anche prima dell'ultima distanza, quindi non mi vorrei sbilanciare sulla scelta della Ruga, ma non credo che abbia scelto una distanza lunghissima. Perché lo ricordiamo, chi vince la provaccia, oltre a scegliere la corsia di tiro, e la Ruga ha scelto la terza, sono quattro ovviamente, una per ogni quartiere, chi vince sceglie anche l'ultima distanza di tiro. Sono quattro le distanze di tiro, la prima da 25 metri, la seconda da 30 metri, la terza da 35, la quarta può variare da 38 a 45 metri, e quindi è chiaramente a discrezione del quartiere che ha vinto la provaccia di ieri, ovvero in questo caso della Ruga, scegliere l'ultima distanza, che rimane però segreta fino all'ultima, no Claudio? Sì, rimane segreta fino a 5 minuti dall'inizio della gara. Ora, quando i capitani andranno al controllo del materiale, il capitano della Ruga porterà la busta con scritto dentro la distanza scelta. La provaccia di ieri quindi è stata vinta appunto dalla Ruga, lo ricorderete, lo scorso anno fu una giornata completamente opposta, la pioggia fu costrinse l'organizzazione ad annullare la sagra, a rinviarla di una settimana, quindi si disputò a novembre. Tra l'altro la provaccia fu sempre vinta dalla Ruga, ma poi alla fine ci fu un esito diverso. La Ruga comunque ha vinto ad agosto, quindi è la, diciamo, la vincitrice in carica, diciamo, il campione in carica, se si può usare questo paragone. Ecco, intanto sentiamo un po' più di silenzio, perché i figuranti del corteo si sono seduti, adesso si sentirà la voce del banditore, che è la voce ufficiale della sagra, e spiegare le varie regole, ovviamente, come prassi ormai vuole. E adesso cosa ci aspetta, Claudio? Adesso gli arcieri hanno innanzitutto posato gli archi da corteo e stanno preparando gli archi da gara, fanno gli ultimi controlli all'interno della tenda, controlli a livello di materiale, tipo se l'arco è tutto a posto, la corda va bene, le frecce sono a posto, e poi saranno chiamati al controllo materiale. Diciamo che sono gli ultimi 5 minuti di attesa che non passano mai prima della gara. È vero, sembrano interminabili. Bruno, volevi dire qualcosa? No, il discorso che faceva era molto lungo,
Per esempio mi è sfuggita una piccola cosa. Esisteva una magistratura che si chiamava i signorini della festa. Erano nominati per la festa, per le grandi feste a Montalcino. Ecco, questi tre signorini erano al solito uno per terzo e gestivano le feste, dirigevano tutte le operazioni, dalla grande processione alle cacciate che venivano fatte, e così ben altre cose ci sono da tenere in considerazione volendo mettere mano. Ma già sento che le cose sono a buon punto e chissà. No? Eh sì, tanti spunti offerti dal nostro Bruno. Intanto lo speaker ha comunicato che gli arcieri possono avvicinarsi alle corsie di tiro. Soffermiamoci sulle corsie di tiro. Allora, abbiamo detto la Ruga ha vinto la Provaccia e quindi ha scelto la terza corsia, un classico, no Claudio? Perché è quella che più protegge, diciamo. Ma protegge, diciamo, è quella un po' lontano da tutti, lontano dalle tribune del popolo e lontano dai figuranti del corteo storico. Il Travaglio secondo, la Provaccia di ieri, ha scelto per secondo e ha scelto la quarta corsia, che è quella più lontana dalla nostra postazione, cioè quella più vicina ai figuranti. Poi è toccato al Pianello, che poteva scegliere tra prima e seconda, ha scelto la prima, che è quella che di solito rimane per ultima. E ha scelto la prima, probabilmente avrà fatto le sue valutazioni. Ti ho detto, non c'ero e non so come si è svolta la cosa, ecco. Ha scelto la prima, il Borghetto, che era arrivato quarto alla Provaccia, quindi gli è toccata l'ultima corsia rimasta, ovvero la seconda. Queste saranno le corsie, l'ordine, quindi Pianello in prima, Borghetto in seconda, Ruga in terza e Travaglio in quarta corsia. Saranno anche le prime due, la prima e la seconda corsia saranno quelle che rimarranno in ombra prima di tutti. Questo cosa potrebbe essere un discorso di ottica di mira che cambia un po', perché tra 10 minuti probabilmente la prima e la seconda corsia saranno in ombra, quindi potrebbe essere penalizzati? Dipende, magari ci vedi meglio, magari ci vedi peggio, però il fatto sta che rimarranno in ombra. In sostanza l'esperto che dice a proposito della situazione odierna, poi perché lui conosce... Cioè, le previsioni, dici? Sì, le previsioni, e se ci sono cose nuove, problemi nuovi. Previsioni non ce ne sono, gli arcieri sono tutti, diciamo, vecchi, tra virgolette. Non c'è nessun esordiente intanto. Non ci sono esordienti, io li conosco abbastanza bene tutti, non conosco gli allenamenti logicamente, non è che vado a vedere gli allenamenti, però vedo i risultati da un anno all'altro e più o meno sono costanti, ecco. Tra l'altro sono soltanto tre gli arcieri confermati rispetto all'ultimo torneo di agosto: Alessandro Pallari, Cesare Matteucci e Amedeo Cencioni. Gli altri sono nuovi, ma rispetto a agosto ovviamente hanno già tirato, e non ci sono coppie riconfermate, perché poi l'affinità anche di coppia è una cosa importante, no? È un fattore chiave, a volte uno più uno può fare tre e non due. Sì, ai tempi dei tempi l'affinità di coppia valeva tanto, perché poi alla fine erano sempre gli stessi e vincevano insieme, però adesso varia un po' perché anche i personaggi cambiano nell'arco di poco, non ci sono più arcieri che durano 30 anni, ecco, ora la carriera è su 10 anni in media, a parte Cesare che è uno storico, poi gli altri, Montalto che è un po' più vecchio, nel senso del quartiere Borghetto. Però ecco, nel giro di 10 anni cambia, ruotano molto. Sono due fratelli, Giuseppe Montalto nella Ruga e Giulio Cesare Montalto nel Borghetto, quindi vedremo di non fare confusione con i nomi. Allora, Bruno chiede le condizioni meteorologiche, penso siano perfette. Per le condizioni meteorologiche sono il sole è perfetto, la luce è perfetta, non tira vento, sembra una serata di tardo agosto. Però è l'ideale una situazione del genere, no?
Per tirare con l'arco questa è la situazione ideale. Eh sì, ma chiaramente è una situazione ideale per tutti, quindi bene così. È vero, possiamo. Bruno giustamente nota le bandiere che spesso a Montalcino sventolano, no? E intanto il capitano degli Acciari della Ruga, Andrea Pignattai, sta per recarsi al tavolo del magistrato per portare la busta. La busta contiene un numero, anzi due numeri. Che numero sarà? Sarà un 41. Sembra un numero di scarpe. Sì. Io porto un 45, ma non osiamo. 41, che è la distanza media, diciamo, sì, nella media, perché ricordiamo l'ultima. Non lo so, forse Cesare preferisce un 42, ma. No, niente. Ok. Sì, ricordiamo, l'ultima distanza può variare da 38 a 45, può variare di 1, quindi 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 e 45. E però di solito diciamo tra 41 e 42 non è che ci sia. Cambia molto, cambia da 38 a 45, sono 7 metri, ma poi 41-42 non è. Però forse un 42, dai. 42. Osiamo un 42, basterà aspettare pochi istanti perché poi il banditore. Premetto che non lo sa nessuno. Non lo sa nessuno al di là del capitano di arcieri. Vediamo. È 41, abbiamo usato uno in più, ma la prima idea era 41. La prima idea era 41. No. Allora, una distanza così per un numero. Per un numero del genere, sì, vuol dire che la Ruga teme, gli arcieri temono la distanza. No, diciamo è un'intermedia, non è un 40 che è un po' troppo facile, è un pochino più difficile del 40, dai. Ora c'è il controllo delle frecce, quindi insomma si verificherà se tutte sono a norma, se anche il numero è. Sì, quello adesso fanno il controllo, vengono segnate dal capitano di campo. E poi tanto il capitano di campo ogni serie di tiro passa a controllare il numero delle frecce. Luca, ci sono commenti che arrivano dalla nostra diretta streaming? Sì, continuano ad arrivare commenti. Ava Bartolommei dice forza Luca, Francesca Vacciarelli forza Borghetto, Barbara Tognazzi forza Travaglione, insomma alla fine commenti che arrivano da supporters un po' di tutti i quartieri, come al solito, come sappiamo. La nostra diretta streaming è anche un'occasione appunto per stare in contatto con il proprio quartiere facendo il tifo per gli arcieri, per le persone che lavorano, per le persone che sono all'estero, per le persone che non possono essere al campo di tiro. Ecco. Una domanda a Claudio, visto che se ne parlava prima e ci diceva che lui è sempre disponibile a poter fare un torneo tra vecchie glorie, ma perché non si fa? Perché potrebbe essere veramente una bella idea, Non lo devi chiedere a me, io sono disponibile. Se vogliono fare un torneo di vecchie glorie, giuro che mi impegno e mi alleno. Ecco, Claudio ha lanciato la sfida, chissà se verrà poi presa. Eh sì, un old legend, un torneo di vecchie leggende sarebbe interessante. Quanto ti ci vorrebbe di preparazione, di tempo di preparazione? Non lo so, tre mesi. Chissà. Sai, la 60ª edizione c'è già stata, potremmo trovare una. Non andiamo troppo oltre perché poi già ora c'ho gli occhiali e dopo ci vuole il binocolo, non è che. Ma si può fare da 10 metri a quel punto la distanza. Cioè, facciamo le distanze degli anni 70, dai. Che ricordiamo erano? Erano 15, 20, 25 e 30. Erano tre distanze, 15, 20 e 25. Però c'è da dire che erano anche altri archi. Erano altri archi. Quando tiravo io era 20, 25, 30, 35, quando iniziava era 40. Il picchettio nel campo, lo sentite, stanno mettendo la distanza da 41, la stanno segnalando perché fino all'ultimo non si sapeva e adesso è chiaro, queste due cifre
41 sarà l'ultima distanza, che è quella anche più importante, sia perché alla fine sia perché vale di più, perché la prima distanza da 25 vale ogni freccia vale un punto, quindi ogni arciere ne può mettere a segno 5 se fa 5 su 5, sono 10 frecce per i due arcieri, quindi 5 frecce a testa. La seconda distanza da 30 metri vale 2 punti, quindi raddoppia, da 30 metri vale 3 punti e poi da 41 in questo caso vale 4 punti. È una progressione che consente di dare spettacolarità alla gara, perché ovviamente fino all'ultimo non c'è mai un quartiere che matematicamente ma nemmeno fino alle ultime 5 frecce. No, è dimostrato dall'ultima gara che devi aspettare sempre le ultime 5. Stiamo entrando piano piano nel vivo, perché vedete inquadrati gli arcieri del Pianello, Alessandro Pallari e Luca Cosimi. È il compleanno di Luca Cosimi. È il compleanno di Luca, tanti auguri Luca. Sì, infatti come diceva giustamente Claudio, infatti è arrivato anche un commento di Chiara Biagiotti, buon compleanno all'arciere Luca Cosimi. È arrivato anche un saluto di Alessandro Pazzaglia, un saluto al Bonucci. Bruno, c'hai un saluto di Alessandro Pazzaglia dedicato a te. Da Miami. Oh, per carità, grazie molto. Ma... Sei mai stato a Miami? Beh, spero, ma non sono interessato a Miami, proprio per niente. C'è il mare. No, c'è anche qua. No, è preferibile una passeggiata per la Madonna. Ora ci sono state anche delle migliorie, no? Lì è... A Miami? No, alla Madonna del Soccorso. Sì, Miami non lo so. Nonostante tutto, sì. Anche se appunto sì, quella a crocco finale che è stato disposto non mi piace, perché no. Vabbè, comunque soffermiamoci adesso sulla gara. Prima distanza da 25 metri sono 5 frecce per arciere, sono due sessioni, prima toccherà i primi arcieri e poi ai secondi arcieri, e quindi sono 10 frecce per quartiere, ogni freccia vale un punto. In prima fila il Pianello con Alessandro Pallari e Luca Cosimi, in seconda fila il Borghetto, Emilio Parri e Giulio Cesare Montalto, la Ruga con Cesare Matteucci e Giuseppe Montalto, il Travaglio con Giacomo Paccagnini e Amedeo Cencioni. Gli arcieri intanto stanno testando l'arco, perché lo ricordiamo, ieri con la provaccia, oggi nel torneo, sono gli unici momenti in cui possono provare, tirano in questo campo. Sì, in questo campo non si può tirare in nessun altro momento, solo la provaccia e la gara. Però insomma, per uno che ha esperienza, diciamo che cambia poco. Cambia un po' l'ottica, diciamo, perché tutti abbiamo un campo di tiro allenamento, però chi ce l'ha più stretto, chi ce l'ha più largo, chi ce l'ha uno sfondo diverso, un po' l'ottica cambia, ma una volta tirato la provaccia già hai capito cosa devi fare. Esatto, esattamente. Allora, il capitano di campo Mauro Marconi, lo vedete, che sta per dare adesso il segnale, si allontana un po'. Darà il segnale, a quel punto ci saranno quanti secondi? 40 secondi, 5 frecce. 40 secondi, 5 frecce, si parte con la prima, sentite già il popolo dei quartieranti far sentire la propria voce. Le prime vanno a buon punto, il Pianello vicino, diciamo, nella parte alta, ma è comunque buona, qualunque parte del cinghiale è buona. Sono per adesso, vediamo, 3 frecce nel Pianello. Per adesso non dovrebbe essere nessun errore. Sì, per adesso non dovrebbe esserci nessun errore, giusto? Cesare ci ha fatto tremare. Cesare sarebbe Matteucci della Ruga. Gli arcieri sono Luca Cosimi in prima fila, poi Emilio Parri, Cesare Matteucci e Giacomo Paccagnini. Vediamo adesso il primo responso, 5 punti per il Pianello. Borghetto 5. 5 anche per il Borghetto. Adesso tocca la Ruga.
e il Travaglio. Travaglio 5. E questo è lo stesso trend della provaccia di ieri. I primi arcieri da 25 non sbagliarono, poi però dopo iniziarono a fioccare gli errori. Adesso tocca comunque ai secondi arcieri, con in prima fila Alessandro Pallari, i fratelli Montalto che sono vicini in seconda e terza corsia, e poi Amedeo Cencioni in quarta corsia. Dietro di loro gli altri arcieri e i capitani, che danno alcune indicazioni prima e dopo, chiaramente non durante, perché disturberebbe. Vengono date anche durante, ma probabilmente vengono date giusto per fare, perché poi quando sei che tiri non è che senti molto. E allora soffermiamoci sulla prima sessione dei secondi arcieri. Per adesso ci sono tante frecce nelle sagome dei cinghiali. Lì sentite i quartieranti alla rete, che vivono con apprensione questo momento, seguono i propri arcieri, i propri beniamini. Sta per concludere il pianello, gli applausi. Credo ci sia stato un errore della ruga. Non riesco a vedere frecce da qui. È difficile anche contarle, perché quando sono tante. Abbiamo anche l'inquadratura, le telecamerine sotto i bersagli. Pianello 10, frecce. Pianello 10, quindi 5 più 5 ovviamente. Fa 5. Adesso è il momento del borghetto. Borghetto 10. Anche il borghetto, zero errori. La ruga, vediamo. Ruga 8. 8. Attenzione. Due errori di Giuseppe Travaglio. Montalto. Il Travaglio 9. Allora, due errori della ruga, un errore del Travaglio. Adesso facciamo un riepilogo, lo ricordiamo, ogni freccia vale un punto, quindi in testa ci sono pianello e borghetto a 10, segue il Travaglio a 9 e poi la ruga a 8, ma siamo solo all'inizio ovviamente. Claudio li ribolle dentro lo spirito. Dovrebbero organizzare, sarebbe una cosa interessante, una gara gli ex arcieri. Se ne parlava prima e Claudio sarebbe disponibile. Gli emeriti delle... I vincenti, no? Di ogni... No. Basta aver partecipato a una guerra per essere emerito, no? Certamente. Adesso, tra una distanza e l'altra, gli arcieri vanno a recuperare le frecce. Sì, adesso ci sarà un cambio di un paio di frecce della ruga. E uno del Travaglio. Ha sbagliato il Travaglio? Una. Non me ne ero accorto, ero troppo preso. Ricordiamo che Claudio è plurivincitore nel quartiere Ruga, Bruno invece simpatizza per il pianello. Intanto potete continuare a commentare, perché per adesso riusciamo a leggerli i messaggi, poi ovviamente arriveremo nella fase più calda, nella fase finale, dove insomma, sarà un po' più caotico, i tempi si accorciano e poi ovviamente dovremo anche scendere nel campo per intervistare i protagonisti della vittoria, ma questo ovviamente se ne parlerà tra un po'. Adesso c'è un momento di pausa, di riflessione, di commenti tra il capitano e la coppia di arcieri, e fra poco passeremo alla seconda distanza di tiro. Si sale di 5 metri e si va a 30 metri. A 30 metri bisogna alzare leggermente? Leggermente. Non troppo. Ma se Montalto, mi sa che dovrebbe rimanere sul solito punto, perché già sono andate due fuori alte, quindi se alza ancora è... E allora li vedete, gli arcieri inquadrati, che recuperano lentamente le frecce. C'è un tempo massimo per recuperare? No, ognuno ci mette il tempo che vuole. Non c'è, anche se c'è un richiamo, ognuno ci mette i tempi che,
che ritiene. Ci potrebbe essere richiami, eventuali squalifiche durante, per comportamenti irregolari? Sì, esistono, qualcosa esiste sul regolamento, ma no, non per i tempi di recupero frecce. Ecco. In passato sono successi casi particolari di vittorie contestate, vittorie tolte, vittorie riassegnate, squalifiche. Adesso diciamo viviamo un momento relativamente tranquillo. Sì, adesso diciamo che il comportamento dei quartieri e dei quartieranti soprattutto è abbastanza corretto. Corretto, ma vissuto con molta passione. Probabilmente ci sono più persone in piedi che sedute nella tribuna in cui siamo adesso. È il momento dei primi arcieri, che però tireranno dalla seconda distanza, da 30 metri. Pianello con Luca Comisi, Cosimi, Borghetto con Emilio Parri, La Ruga con Cesare Matteucci, il Travaglio con Giacomo Paccagnini. Si attende, come sempre, il segnale e poi i soliti 40 secondi per scoccare 5 frecce. Dopo 40 secondi il cinghialino si gira, quindi uno non fa più in tempo a centrarlo. Si parte, una freccia a testa. Alto alto, per adesso. Sì, sono tutti un po'... diciamo che sono tutte un po' tirate... malino qualcuna. Forse per adesso Borghetto abbastanza bene. Sì, Borghetto diciamo è quello che sta raggruppando più di tutti. Allora, nessun errore per adesso. Aspettiamo, l'ultimo a tirare è il Pianello, gli altri hanno già finito. Un errore del Pianello forse. No, ce l'ha fatta. No. Gli mancava ancora tirare l'ultima freccia. Sì, il Pianello si prende tutto il tempo. Anche ieri alla provaccia è successo che l'arciere del Pianello ha tirato proprio mentre il cinghialino si stava girando, e è riuscito a prenderlo comunque. Sì, non è positiva la cosa, però se gli riesce a fare così va bene. 5 per il Pianello. 5 anche per il Borghetto. Per adesso sono i due quartieri che non hanno ancora mai sbagliato. Ruga 5 e Travaglio 5. Per adesso serie completa per i primi arcieri. Adesso, prima di fare riepilogo, ricordiamo che queste frecce valgono 2 punti rispetto a quelle precedenti da 25 metri che valevano 1. Adesso è il momento dei secondi arcieri. La prima freccia è la più importante, perché... sì, la prima freccia è quella che ti dà un po' sicurezza, diciamo. Secondi arcieri, Alessandro Pallari, Giulio Cesare Montalto, Giuseppe Montalto e, per il Travaglio, Amedeo Cencioni. Anche per loro 5 frecce da 30 metri di distanza. Si comincia. Borghetto a segno, Pianello dentro, anche gli altri due quartieri per adesso. Non ho intravisto errori, ora è complicato dirlo perché ci vuole veramente un occhio attento. Allora, l'ultimo come sempre il Pianello. Forse c'è un errore del Travaglio, ma non sono sicuro. Basterà aspettare. I miei occhi forse mi hanno detto un errore del Travaglio, ma non sono sicuro. Vediamo. Chiaramente per i secondi arcieri è più difficile contare le frecce anche con le telecamerine, perché insomma iniziare a contarle tutte è difficile. Per i primi arcieri è più semplice invece seguirli. L'ultima distanza però le contano separatamente, quindi sarà molto più semplice seguirli. 8, attenzione. Quindi 3 errori per Alessandro Pallari.
Sì, due errori. Due errori per il Pianello, nessun errore per il Borghetto. Anche la Ruga fa 10 punti dalla seconda distanza. E il Travaglio, vediamo un po'. No. Due addirittura, ne avevo vista una sola io. Allora, a questo punto ci sarà un'altra pausa. Intanto ringraziamo ancora per l'ennesima volta il Consorzio del Vino Brunello di Montalcino per la realizzazione della diretta streaming, per il supporto economico. Facciamo un riepilogo perché in testa rimane il Borghetto a 30 punti, poi il Travaglio a... no, poi la Ruga a 28, il Pianello a 26 e il Travaglio a 25 punti. Quindi Borghetto, Ruga, Pianello e Travaglio, questo l'ordine, questa è la classifica provvisoria. Siamo esattamente a metà gara, anzi no, Pianello 9. Sì, infatti era mai successo? No, c'è stato un errore di lettura. E allora, questa è una novità da quando... facciamo la diretta streaming, c'è stato un errore del capitano di campo, anzi del vice capitano nel conteggio, si è confuso, ha contato 8 frecce anziché 9. Il Pianello quindi guadagna 2 punti in classifica, quindi il Pianello va al secondo posto al pari del Borghetto. Allora, al pari della Ruga. Borghetto 30, Pianello e Ruga 28, Travaglio 25. Adesso siamo, dicevamo, a metà gara, ma come tempi, non come punti ovviamente, perché terza e quarta valgono molto di più. Sì, siamo a metà gara, ma è da ora in poi che la gara inizia, diciamo. Comunque una procedura più veloce questa, rispetto alla pausa tra la prima e la seconda. La procedura è stata più veloce, però se quando vai a leggere le frecce ti sbagli a contarle... Non è carino. No, io mi riferivo al conciliabolo del capitano degli arcieri. Sì, è stato chiarito l'errore subito. Perché. Adesso vediamo, da ora in poi si apre la gara. 3 punti valgono adesso le frecce, ogni freccia. Siamo da 35 metri, quindi siamo saliti di 10 metri rispetto alla prima distanza. E tocca ai primi arcieri, che per adesso tutti e quattro non hanno ancora mai sbagliato, sono 10 su 10. Io non voglio gufarla perché spero in una serie completa degli arcieri, ovviamente per quanto riguarda la serie completa del quartiere rimane in corso solamente il Borghetto, perché gli altri hanno già sbagliato. Attendiamo allora questi istanti. Siamo pronti, si comincia. Terza sessione di tiro da 35 metri. C'è un errore del Travaglio. 2 su 2 per il Borghetto, 2 su 2 per la Ruga, anche per il Pianello. Il Travaglio è 1 su 2 per adesso, fa 3 su 3 il Borghetto. 3 su 3 anche per la Ruga, idem per il Pianello. A 2 il Travaglio. 4 su 4 per il Borghetto, 4 anche per la Ruga, pelo pelo. Ma è comunque buono, va bene anche il Pianello. 5 Pianello, 5 Borghetto, 5 Ruga e 3 del Travaglio. Attendiamo l'ufficialità, ma se abbiamo visto bene da segnalare per solo 2 errori del Travaglio. Comunque aspettiamo il verdetto ufficiale del capitano e del vice capitano, che sono, lo ricordiamo, Mauro Marconi e Franco Parri. Pianello 5 frecce. Pianello 5. Borghetto 5. 5 anche per il Borghetto. Ruga 5.
Stesso punteggio per la Ruga. Travaglio 3. E tre errori per il Travaglio. Sì, tre frecce e due errori per il Travaglio. Aspettiamo però a verificare la classifica, perché prima ci sono i secondi arcieri. Adesso è pesante, eh? Il Borghetto bisogna... speriamo. Tocca ai secondi arcieri, sempre da 35 metri, sempre 5 frecce, sempre 40 secondi, una media di 8 secondi a freccia, ma... Tutto da accadere, Tutto può succedere ovviamente, perché ogni freccia vale 3 punti. Di queste, dell'ultima distanza, i punti saranno 4 invece. Pronti, partenza, via! Sì, ci deve essere stato un errore, anche a capire dal brusio delle persone dei quartieranti alla rete. Che succede, Claudio? Sì, proprio su pelo, una freccia dentro l'altra del Borghetto. E qui si corre al regolamento. Che regolamento? No, perché per regolamento non tocca il cinghiale, però viene considerata valida. Esatto, sembra come Robin Hood che spacca l'altra freccia. Quindi, allora, per regolamento non varrebbe, ma poi viene data. Esatto. Interessante, stiamo osservando delle cose inedite. Per il Tenello, due errori. Attenzione, perché c'è un errore anche per il Borghetto. Un errore per il Borghetto. La Ruga. L'applauso è dei quartieranti della Ruga, perché passano momentaneamente in testa. Il Travaglio a 8 e quindi Ruga in testa a 58, il Borghetto a 57, Pianello 52, Travaglio 49. Questa è la classifica provvisoria dopo le prime tre distanze. Poi nella storia della Sagra del Tordo è il primo a mettere una freccia dentro l'altra, non si sa se era la sua o se era del compagno, comunque bella cosa. Cioè, quindi non è stata data? No, c'è stato un errore. Cioè, c'è stato un altro errore? Cioè, obiettivamente è nel bersaglio. E potete vedere dalle telecamere adesso l'operazione di rimozione delle frecce, ovviamente quella distrutta non verrà in... tutte e due, vero? Perché anche... lasciate per ricordo. È l'ultima pausa, è l'ultimo momento di relativo silenzio, perché dopo si comincia con Pianello 52. Quindi è a meno 6 dalla Ruga, che è al primo posto, poi il Borghetto è a meno 1 dalla Ruga, quindi Ruga 58, Borghetto 57, Pianello 52, Travaglio 49. È chiaro che, cioè, sembra un divario evidente, ma in realtà tra la prima e l'ultima sono 9 i punti di distacco. E l'ultima corsia sono 40 punti in palio. Sì, sono 40 punti, però 9 punti sono 3 frecce che devono sbagliare gli altri tre quartieri. 3 frecce a testa sono 12, 9 frecce fuori. Tanta roba. Eh sì. Nelle ultime gare si è visto di tutto. Quindi. E c'è una nota un po' critica, no? No, non è una nota critica, però. Sono riusciti a sbagliare anche 3 frecce per quartiere nelle ultime gare, si chiedono. È tutto aperto. Bruno,
La ruga si profila il cappotto, E qui Bruno mette le mani avanti. Bruno inizia a gufare, ma tanto Bruno è probabile che vinca il pennello come vinca la ruga come vinca il travaglio. Sì, l'immaginazione, però la realtà è questa. La realtà è che le ultime gare si stravolgono sempre all'ultima distanza, quindi cioè un punto avanti è una cosa irrisoria. È vero. Luca, vediamo se ci sono messaggi. Sì, continuano ad arrivare i messaggi e anche tanti cuori colorati di colori dei quartieri. C'è Simona da Dai Borghettone, poi abbiamo anche commento di Rita Vaselli della Ruga, Michele Becci tra i cuori azzurri. E poi c'è una domanda di Carla Pierangeli riferita a Claudio Sassetti, dice: per Claudio, se l'aveva messa così la Ruga era stato un genio. Non so se era riferito forse alla freccia del Borghetto o no. Come la vede Claudio? No, non è un genio, è una combinazione, perché se lo fai apposta non ci riesci, quindi è una combinazione. Anch'io ho messo frecce una dentro l'altra, ma è un caso. E Rita che dice: Scaramanti col signor Claudio. Scaramantico, io non so Scaramantico, io la gara si gioca ora, non è una scaramanzia, la gara è sono queste 10 frecce sono quelle che fanno vincere il quartiere. Fino adesso anche il travaglio ha fatto diversi errori e poi rientra in gara. E allora godiamoci quest'ultimo sprint finale con la gara che è ancora tutta in gioco. Allora, siamo pronti a vivere il momento più emozionante del torneo, ma anche dell'intera sagra del tordo, perché c'è i primi arcieri tireranno da 41 metri, sono le ultime loro 5 frecce, dopo usciranno di scena, toccherà i secondi arcieri. Le frecce da 41 metri valgono 4 punti ciascuna, e quindi 20 punti in totale. Il pianello mette dentro, non vedo la freccia del travaglio, vedo invece quella del Borghetto e della Ruga. Borghetto che fa 2 su 2, 2 anche per la Ruga, manca uno del pianello, il Borghetto a 3, la Ruga a 3. Quattro per il Borghetto, forse un probabile errore della Ruga, 5 su 5 per il Borghetto, la Ruga si ferma a 4, il travaglio è indietrissimo, il pianello a 3, tre pianello, 2 travaglio, 4 ruga e 5 Borghetto. Tanti errori. Tantissimi errori, come avevo detto io. Cioè, la gara è qua. Adesso non posso dire una cosa che non si può dire, però è qua. E allora, vediamo il pianello con 2 errori. 3 frecce messe dentro, il Borghetto a 5 passa provvisoriamente in testa, la Ruga dovrebbe essere 4, così è, e il travaglio, aspettiamo, 2 2. Allora, diciamo che possiamo già fare una prima considerazione, perché tra travaglio a 57 e Ruga e Borghetto a 77 sono 20 punti di distanza, quindi sì, matematicamente no, ma diciamo che sono 20 punti che ogni arciere può conquistare nell'ultima distanza, quindi diciamo un quartiere ormai è fuori. Sì, è fuori. Possiamo sbilanciarci. Sì. Perché bisognerebbe ci fosse un errore di 5 frecce ogni quartiere. Impossibile. Mi sbilancio, impossibile. Borghetto in testa a 77, Ruga a 74, comunque a meno 3, il pianello 64 e il travaglio 57. Effettivamente anche il pianello sembra messo male, sono 13 punti di distanza. Troppa distanza. Teoricamente può accadere, ma ormai
5 frecce anche il pianello per rientrare in gara. E... allora, io ci siamo sbilanciati sul travaglio, possiamo sbilanciarci anche sul pianello. Diciamo che in questo momento... se la gioca il Borghetto e la Ruga, è tutto lì. Tutto lì. Diciamo, salvo clamorosi scenari... catastrofi ambientali. Salvo cataclismi, la gara se la giocheranno Ruga e Borghetto. Borghetto a 77, Ruga a 74, sono 3 punti di distanza, quindi basta una freccia. Basta una freccia. Basta una freccia per l'uno o per l'altro, eh. L'errore di uno e l'errore dell'altro, cioè. Sarà importante, adesso si sono già posizionati i secondi arcieri del pianello e del travaglio, che per adesso sono praticamente fuori dai giochi. Tocca, se la giocano, i fratelli Montalto. Sì. È un derby di famiglia. Giulio Cesare Montalto in seconda corsia per il Borghetto, arriva adesso anche Giuseppe Montalto in terza fila per la Ruga. Gli arcieri per questa distanza soltanto sono andati a recuperare le frecce, è un modo per prolungare i tempi e per rendere più spettacolare la cosa. Adesso è pesante, eh? Adesso diciamo che ci sono due arcieri che hanno gli occhi di tutti puntati addosso. E anche gli urli di tutti fra poco. E anche gli urli, esatto. Si parte gli ultimi 40 secondi del torneo della Sagra del Torda, poi ci sarà un quartiere ad esultare e gli altri a riprovarci il prossimo anno. Si comincia, la Ruga c'è e anche il Borghetto per un nulla riesce comunque a centrare la sagoma. Il pianello ha sbagliato, ma bisogna concentrarsi su Ruga e Borghetto. Sono due a testa. Sono due a testa, 3 per la Ruga, 3 anche per il Borghetto. 4 per la Ruga, 4 anche per il Borghetto, si va all'ultima freccia decisiva. 5 per la Ruga, vediamo il Borghetto. Sì. Ha sbagliato il Borghetto? Forse? Sì. Allora, è ufficioso perché bisogna aspettare, quindi aspettiamo a esultare, ma ci dovrebbe essere un errore all'ultima freccia del Borghetto, ci dovrebbe. Mi dispiace per il Montalto anziano, ma mi sa che è successo qualcosa. Ragazzi, ve lo dico prima che legga le frecce, mi dispiace, ma è cappotto della Ruga. L'errore del Borghetto, un errore del Borghetto. La Ruga a 5, è ufficiale, ha rivinto la Ruga, è cappotto. Dopo il torneo di agosto vince ancora la Ruga, 94 punti, il Borghetto a 93, 76 il pianello, il travaglio a 73, un solo punto, Vlado. No, sono 3 punti. Erano 3 punti, ma è bastata in testa, distanza. Benissimo. Bello, sì. Emozionante. All'ultima freccia vince la Ruga, il sorpasso finale. Grazie ai nostri ospiti, grazie a Bruno. Mi prego. Tanti grazie a Claudio Sassetti. Grazie a tutti, buona serata. Grazie a Luca Stefanucci. Grazie a tutti. Alessandro Mastrini in regia, grazie a lui, grazie anche a Michele Topina alla telecamera, grazie al consorzio del Brunello per il supporto, grazie a voi per averci seguito. Noi ci vedremo sempre qui in diretta per il torneo di agosto, il torneo di apertura delle cacce, per vivere ancora le emozioni che solo Montalcino può regalare. Un saluto a tutti.